Siamo qui oggi con Mirko Mazzali, delegato del sindaco per le periferie. Volevo farti un paio di domande. Che cosa ne pensi del Formamentis Innovation Award? Beh, è una bella idea che abbiamo subito appoggiato come Comune di Milano. L'idea di lanciarvi la sfida sul boschetto di Rogoredo è nostra. È bello perché è i giovani che immaginano come trasformare un luogo che al momento è in difficoltà, insomma, in qualche misura. È molto bello perché si cimentano una cosa nuova, cioè nel provare a immaginare come è possibile amministrare. Magari un domani saranno gli assessori all'urbanistica o i sindaci di una città dove loro vivono. Fanno qualcosa di diverso, l'hanno fatto molto bene, è una sfida che ci è piaciuta. Ok, grazie. Che cosa ne pensa dei primi progetti che ha visto oggi? Sono buttati, mi viene da dire, cioè hanno immaginato cose molto, molto grandi. Questo un po' è quello che ci eravamo immaginati, che ci è piaciuto, cioè invece di provare a far pensare a questa, a come trasformare questo luogo a dei professionisti, magari di una certa età, farlo fare a gente che non fa questo mestiere, cioè a gente che fa altro. E questo è l'innovazione, no? Si chiama forse anche così l'iniziativa di oggi, cioè provare a far sì che dei giovani, magari digiuni di esperienze di questo tipo, possano immaginare delle cose alte. Il livello è alto, è molto alto, si sono immaginate delle cose che magari sarà difficile realizzare. Lo stadio da 100.000 posti all'interno del boschetto di Rogoredo non sarei neanche osato pensarlo, ma magari sono queste cose qui proprio, cioè l'osare in alto che può essere utile. Mi sembra che questo lo scopo sia stato raggiunto. Va bene, grazie mille, la ringrazio per il suo tempo e buona giornata. Grazie a voi, grazie.